Ciao a tutti e bentornati sul canale delle Padawans, io sono Lara e oggi proverò insieme a voi Blacksmith Fantasy. Vabbè, l'ho detto al contrario, Fantasy Blacksmith. Diciamo che è uguale. Comunque, impersoneremo un fabbro, credo, che fabbrica appunto spade, credo. non so se sono spade o altro. È un indie game che mi è stato dato, per cui faccio questo video per ringraziare lo sviluppatore di questo regalo. E non ha la localizzazione in italiano, come vedete ci sono tutte le lingue tranne l'italiano. Si gioca con mouse e tastiera, quindi mi devo adattare. Va bene. E se vi interessa lo trovate su Steam. Il link lo trovate in descrizione sotto questo video. Il settaggio è ovviamente epico, la mia scheda video ce la fa. E direi che possiamo andare a questo punto. Che ne dite? Slot 1. Your main character. Lara Padawan. No, Lara e basta. Lara. Vai. Allora, easy. Abbiamo più soldi. Normal 100 di meno, hard 300 di meno. Io già penso che a normal farò un casino con tutta la lingua che è inglese, quindi God. Allora, ecco, già qua c'è da tradurre. Allora, voglio essere il miglior fabbro di queste lande. Buttamola lì. devo essere il top della lista, devo essere il migliore della lista, ma non sarà facile, non sarà facile. Devo imparare a fare il fabbro a minare, incantare Damasco, non so che cazzarola sia, non so se è Damasco, la città di Damasco, non lo so, e craftare la magia runica, credo, no? Giusto? Non saprei. Un giorno diventerò il migliore, il fabbro più famoso, tipo. Ecco, più o meno ve l'ho tradotta, più o meno. Allora, vabbè, qua ci sono tutti i vari controlli, buzzed, ci si muove. Non mi ricorderò una ceppa, cioè se non c'è anche nel gioco qualche comando, vabbè, famo così alla cieca. Qui, non so, tutto molto interessante. Beh, tutte queste cose sono i comandi comunque, credo. Non ve le tradurrò mai, cioè proprio mai. Vi comprate il gioco, ripeto, sta su Steam. Vi andate a sfogliare il libro mastro e vi andate a vedere tutto quello che io non sto traducendo in questo momento. Ecco fatto. A posto, bisogna temperare e assemblare poi tutto quello che abbiamo fatto. Ho capito tutto? Perfetto. Oh, graficamente devo dire che non è malaccio. Ecco, press and hold tab to see the amount of money. Ah, quindi devo tab. Ecco, adesso abbiamo reputazione 1000. Fra tipo 5 minuti sarà già cazzo. I punti ce ne abbiamo 0 di 15, perché ancora abbiamo costruito una ceppa, non abbiamo venduto niente, perché quello che costruiamo lo dobbiamo vendere, e abbiamo 400 coins. Ok, allora adesso da dove si parte? Vediamo, qui c'è un orologio, un libro, un altro libro, ah, sempre quello, via. Qua ce n'è un altro, meaning book. Artefatti. Non c'è una ceppa, ovviamente, perché non abbiamo fatto niente. Usa la mappa per
comprare bronzo. Mappa. Villaggio. Forgio. Bronzo è questo? Perfetto. Questo è lo schema della spada. Attenzione, adesso dobbiamo assemblare la spada. Ce la faranno i nostri eroi? Non saprei. Allora, questa è la punta, no, la punta dell'A, è la punta di qua. Come la famo la punta dell'A, di qua? Ah, ci sta pure il prezzo, ma facciamo quella che costa di meno, fammi dirchi. Là, perfetto. Poi, questo che è? No, no, io ho selezionato questo. Scusate. Ah, vedi che figata, ti è? Allora, possiamo fare così, così o così. Questa costa 15, attenzione. Io mi terrei bassa, famola così. Sottilchia. Allora, poi abbiamo. Questo è il pezzo della spada dove va la mano, no? Quindi la possiamo fare così, tranquillo proprio. Oppure così, facciamola così che è più spada. Ci piace così, no? Oppure da quest'altra parte. Però queste costano 15, sempre per la tirchieria. Vabbè. Bando al. Ma famola così però. Poi. Ah, ma proprio pezzo per pezzo, andiamo bene. Quando affittiamo? Possiamo farla tranquilla, liscia. Così. Sempre tranquilla, liscia. Così, attenzione. O così. Allora, proviamo. Non saprei. Facciamo così? Sto pezzo? Continuiamo così? Questi non c'hanno prezzo, quindi. Ci regalano. Questo lo facciamo liscio, diamo una spezzata e poi riprendiamo così. Però questo pezzo non lo possiamo fare così. Ecco, eccolo. C'è sta, vedi che spada. Non ci azzecca niente, è un po' come dire, è un po' di la punta possiamo pure cambiare. Famo così? Che dite? Ci sta? Allora, non mi dà Adsworth. Allora, abbiamo speso ben 135 dollari. Che se non ci riesce, sono buttati poi, eh. Io ve lo dico. Allora, mi piace più così, però, eh. Forse cambierei pure il centrale. No, così non mi piace, insomma, non ci azzecca proprio. Così? Non ci azzecca per niente. Facciamo tutta uguale? No, no, spezziamo, spezziamo. Spezziamo così. Così. Ah, qui possiamo scegliere il materiale. Lo facciamo del materiale che non costa una ceppa. Pino, tutta de pino. No, aspetta un attimo, non possiamo fare. Allora, scusa. Abbiate pazienza, allora. Vabbè, ma chi se ne frega? Basta che non spendo. Ma sì, facciamo la de pino, ma che ce frega? Una spada per giocare. Cioè, voglio dire. Va, là. Adsword. Ma tocca pure fabbricarla. E carte, map, back, carte. Credo. Ammazza 145. Ma dove spese mo? Ma i mortacci, stracci. Paura che mi sono messa. Coccolone. Allora, take gold box and throw into the fornace. The temperature press or press T. Ma che sta di? Con questo? Press 4 or X to switch to termometro. Allora, aspettate un attimo. Questo è il pezzo di bronzo, giusto? Questo? Ah, questo è per far fuocherello. La freccia dice. La cassetta per far fuoco, giustamente. La cassetta per far fuoco. Perfetto. Allora, prendiamo il bronzo e lo buttiamo così, brutalmente, in sportiveggianza, dentro a fuoco. Allora, deve arrivare a 700 gradi. Allora, devo portarlo
Compare un pochetto. Sì, e poi era, com'era Q? Mi ricordo. 4. Eccolo. Attenzione, eccolo. Mi metto un po' più vicino al fuoco. Sta salendo la temperatura, siamo quasi a 400 gradi. Attenzione, tutta manovella qui, eh. La temperatura dentro al caminetto, qui no. Alla, vabbè, caminetto, alla fornace. Non si poteva avere. Troppa grazia. Ecco, ci siamo quasi, 500 gradi. So che forgiare poi la spada in sé per sé non è facile. Però, insomma, ci proviamo. Giusto per vedere come funziona il gioco, ecco. Poi se volete un gameplay completo, basta che me lo dite, io non lo faccio sicuramente. Allora, hai bisogno butto un 2 o Q, perfetto. Ecco fatto. E questa che è una pinza. Dove fa questa pinza? Ah, questa pinza devo prendere. Eccolo qua, lo butto qua, buttolo là. Poi, presso così, eccola, ecco qua. Adesso forgiamo la nostra spada. Praticamente, ecco, in alto a sinistra. Attenzione, attenzione, così va bene, deve essere verde. Dobbiamo praticamente fare tutta quella, dice qui, che quando i segmenti diventano verdi dobbiamo spostarci praticamente. Ecco, in questo momento non possiamo più fare una ceppa. Perché praticamente dobbiamo. Ma no! Dobbiamo riprendere. Ah, beh, devo fare finish. I'm so sorry. Vabbè, allora, ditelo. Allora, Q gli piace, Q gli piace. Dobbiamo riprendere questo che si era raffreddato tipo prima di subito e dobbiamo ributtare qua. E poi dobbiamo togliere sta sto forbicione. Allora, fammi prendere un'altra volta l'oro lollo. Ah no, l'oro lollo ho detto. Non vado più l'orologio. Forse non serve più. Mo sarà arrivata a temperatura, no? Là. Com'è? No? Ma vaffanculo, mi si raffredda. Levati, ho capito. Oh, forgiamo. Mi si è già raffreddato. Ecco, appena diventa verde, ci dobbiamo. Basta, basta. Non è facile, cioè, oddio, adesso è facile. Vabbè, ma già mi si è raffreddata. Ma dai, non è possibile, 800 gradi. Si raffredda così, ma cos'è? Allora, riacchiappiamo sto coso. A ributtolo, ma vaffanculo, ho detto tre quarti della palazzinatura là. Oh, dammogli un po' una spinta. Ecco, vai. Se sentite i rumori sono io col mouse, per pazienza. Allora, mo io finché non avete incandescente non mi esce più il coso, il termostato. Adesso ci dovremmo essere, no? Q, vai. Sportiveggianti, forza. Là. De qua, vai. Aspetta, forse devo fare. Ok, poi de qua. Verde, perfetto. Sopra. E vai però. Oh. Vabbè, ma si impiccia pure. Ma io non lo so. Io già sono capace a far fabbro qui. Stop. Stop, vai avanti.
più su. Guardate che bei guanti che ho, eh. Visto? Dai che mi si raffredda il pezzo. Oh, vabbè, ma abbiamo dei problemi, eh. Houston, abbiamo dei problemi. Eccola, si è freddata, ma vaffanculo, ho detto 3/4 dava la segnatura. Cioè, si fredda prima di subito. Ma io non lo so, cos'è. Vai. Un attimo, un attimino, che se, quando vedo che si incandescentisce, riprendo il pezzo del bronzo e lo andiamo a martellare di brutto per formare lo spadino che abbiamo creato. Anche perché vorrei riuscire a vendere, giusto per avere la soddisfazione, per vedere come funziona. Allora, Q. Dai, dai. Via. Qua. Dovrebbe essere la parte, ecco, esattamente centrale. Un'altra botticina, un'altra bottarella, là, là, là. E quando diventa verde? Mortacci stracci tua. Oh, poi qua, vai. Vai. Forza. Dai che ci siamo. Dai è così. Perfetto, di qua. Ma che mi si fredda. Dai, un'altra bottarella. La. Perfetta. Cioè, io penso che è perfetta, no? Non è perfetta. Per me è perfetta. Solo che mi è venuta. No, aspetta, che ci deve essere qualcosa che non. Cioè, qualche indicazione? Una ceppa. Ma è fatta. Cioè, se la tocco, penso che la rovino, no? Un'altra bottarella qua. Ecco. Mo che mi dici? No! Sto sbagliata. Abbia pazienza, la pinza. Ma non la devo rimettere. Invece sì. Ma scusa, ma. E quanta la devo forgiare ancora? Io adesso finché non la vedo incandescente. Sto qui e soffio, eh. Però si sta spegnendo il fuoco, mi pare. Vero? Però si vede un pochino la forma estetica che gli abbiamo dato, si vede un pochino, anche qua sul fuoco. Capito? Ma io mi sa che ci devo mettere un altro po' di fuoco. Io butto un'altra cassetta. Là! Vai! Facciamo fuoco, fuoco! Ma io è così. Incandescente deve essere. Perfetto, perfetto, perfetto. Non posso riprendere. Ah, fammi vedere un po'. 4, ecco qua, vediamo un po'. 800, ho detto 850. Mazza come spara. Pure di più, via, 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 via. Via, 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 via. Là. La dobbiamo rimettere qua. E allora ci sarà un motivo, dobbiamo ancora forgiare. Io forgio piano piano però, eh. C'ho paura di rovinarla. Qua c'è sta curvetta, sta gobba. Non saprei. Qua. 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 Là. Ah, ecco che esce fuori, vedi? Esce fuori la forma che abbiamo. Ah, deve diventare verde così, ma il mortacci stracci tua. Non è più a temperatura. Finish. Non me la fa rovinare, eh. Io non la voglio rovinare. Cazzarola. Cavolo, sono affasciatissima. Bisogna metterla là, però aspetta perché.
Non è bollente. Non me ci freghi, eh. Eh no. Eh no. Poi tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a mo' rovinato. Ma manco per il sogno. Ma dobbiamo mettere incandescente lì dentro, hai capito? Ecco, vado. Ma non serve mettercela, tipo ce l'ha da sola. Ecco, l'abbiamo stemperata. Adesso usa the water can to put out the fire the economy the goal. Ah, ho capito, dobbiamo spegnere il fuoco. Aspetta un attimo, aspetti. Da appoggio questa. Appoggio qua. Oh, non sparì, eh. Ecco, ma vi ho sta cosa. Ecco. Spegniamo il fuoco. Ma per spegnere il fuoco ci ho dovuto buttare la caraffa. Vabbè, la rimettiamo a posto che perde pure acqua. Prendiamo lo spadino. Dove lo dobbiamo mettere? Attenzione! Ho bisogno di uno sharpen a blade, go to grindstone. Attenzione, ma qua fanno un casino. Ma qua io faccio un casino. Ve lo dico, eh. Come mi ci devo mettere? Press C to spin the well. 50%. Devo essere accurata al 50% per far uscire fuori la forma che gli abbiamo dato. Non ce la farò mai, io ve lo dico. Devo spingere grind. Sì. E poi C, non mi ricorderò mai. Oh! Come meno 50? Aspetta. Meno 70. Ma scusate, eh. Meno 61. Cioè, sta spada sta a fare uno schifo immondo. Perfetto, l'ho fatta a meno 70%. È bellissima, cioè per me è bellissima. Oh, poi che devo fare? Ah, giustamente devo montare i pezzi che mancano. Vabbè, allora questa la metto qua. Là. No, scusa, vai là. Là. Ok, allora. Monto i pezzi. Si montano qua. Uno. Due. Questo è il manico. Come si chiama? Manico. Ok. E poi la punta, giusto? E ci abbiamo anche la punta. Eccola. Dai, grandissimi. Ecco fatto. O dove andare la spada? Giusto, giusto. Prendo la spada e monto il tutto. Ecco. E che devo fare? Qualcosa? No, ma come? Cioè, io devo azzeccare. Ma che devo fare? Devo spingere hit? O devo spingere qua? Ah no, devo spingere hit. Ma va troppo veloce, dai, ma questa è cattiveria, cos'è? Ma non ce la farò mai. Non ce la farò mai. 14%, ma è troppo veloce, dai, impossibile. Ma che è? Serial killer, giusto, ce la può fare. Uno sniper. 60%, però attenzione, sono migliorata da 14 a 60%. Attenzione, attenzione, concentrazione. Ce la posso fare? Vabbè, 35% ci può stare. Oddio. Uscirà fuori un mostro. Ma vabbè, comunque questo sistema è veramente da trogloditi, posso dire. Cioè, troppo. Una volta che l'ho forgiata, il montaggio, ma così, ma che me rappresenta? Ma vaffallo, va. Mi sono accorta pure io che ho fatto una chiavica. Attenzione, concentrazione. Perché devi cliccare mentre va su, vedi? 65%. Vabbè, dai, 40% ci si può stare. Mo' la punta. Oh mamma mia.
Ma cos'è? Allora, mentre va su io devo cliccare, capito? Ma chiavica. 24%. Attenzione, mi devo concentrare. Niente. Un po' meglio, ma insomma. Là! Fatto schifo. 33,33% in totale. Io direi che non me posso lamentare. Oh, bene. E questa è la nostra spada, praticamente. Non so se potete. Se riuscite a vedere bene. Ecco, forse qui. Questa è la nostra spada. Non è venuta male, dai. E adesso la dobbiamo andare a vendere lì sopra. Bene, bene. Vediamo a quanto la vendiamo. I nostri primi guadagni. Dove la devo mettere? Ah, qua, la mettiamo qua. In bella mostra. Qui. Eccola qua. Chapeau. Beh, non è venuta male, dai. Qualcosa della forma estetica che gli abbiamo dato. Ma che sta una bussa? Knock knock addirittura. Sì, dunque. 300 coins. Cioè, mi dà 300 coins lui a me. Ah, 74. Mortacci stracci 2, cioè, costa 140, me ne dà 74. Spilorcio pulciaro. Potevamo però anche dirgli bye bye, eh. 27 di reputazione. Attenzione, allora abbiamo aumentato di 3 punti le nostre skill, eh. La reputazione 27, 329 coins. Ce ne avevamo 400, abbiamo perso perché, vabbè. Però si può fare gioco. Possiamo fare anche gli artefatti. Ma forse qua ci danno gli ordini, non saprei. Vabbè, comunque, diciamo che come prima spada non è andata male, no? Che dite? Solo che io dovrei capire come si ordina la legna qua, le cassette di legna, cioè posso dire, ma cos'è? E di qua che c'è poi? Non abbiamo esplorato per niente. Questa è una stanza vuota che forse si può riempire con delle cose. Qui che c'è? Scantinato? Ma che è? Ma spostato! Oh. Che è sta roba? Ah, una carrucola. No, è un ascensore che porta nel vuoto cosmico, al buio. Non ho capito. Ma so io che non vedo niente perché è tutto troppo scuro? No, giusto per capire. Ah no, è proprio. Non c'è una ceppa qua sotto. Vabbè, mo su sarà tutto sparato. È un ascensore che porta a nulla cosmico. Ah, mo ci si vede meglio, in effetti, eh. Cioè, forse un po' troppo, però vabbè. Ecco, comunque questa qui è la nostra. Il nostro posto di lavoro. Qui arrivano gli ordini che facciamo. Beh, non è male, non è male, eh. Questa. Non si può aprire. Io non ho la chiave. Sta da me, ma non ho la chiave. Suppongo che non si possa uscire. Vabbè. Comunque io adesso non so come prosegue il gioco perché non. Direi che comunque per oggi. Finisco qui il video. Non so se questo gioco vi è piaciuto, appunto compratelo. Ripeto, lo trovate su Steam. E mi ha fatto piacere, insomma, vedere un po' di cosa si tratta. E spero che sia stato interessante e utile per qualcuno. Detto questo, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!